È una giornata importante perché c'è un gesto di generosità, diciamo, della nostra città e delle nostre aziende. Aretine sono tre che sono coinvolte nella donazione di apparecchiature che sono in grado di aiutare la respirazione. In questo periodo ovviamente è cruciale perché purtroppo stiamo ancora lavorando contro il Covid che dà problemi principalmente polmonari. Ma noi sappiamo che questo tipo di apparecchio, ecco, può essere utile per trattare diversi tipi di insufficienza respiratoria anche non Covid. Quindi certamente è uno strumento molto utile, per cui diciamo, ovviamente un ringraziamento sentito allo sforzo fatto in questo momento anche difficile dal punto di vista economico nel trovare, ecco, la possibilità di poter offrire questo strumento. Uno strumento che poi, diciamo, di tecnologia avanzata e prodotto da una ditta Aretina, quindi anche questo, diciamo, è un aspetto molto, molto importante. Ha una facilità di applicabilità, diciamo, per quanto riguarda l'assistenza respiratoria non invasiva. Io sono molto sensibile al tema delle patologie respiratorie e dei trattamenti respiratori, avendo avuto a casa per molti anni, avendo vissuto figlio di una signora che soffriva di malattie respiratorie croniche, mia madre era un'asmatica cronica, una broncopatica cronica che è acutizzata. Io sono vissuto per anni, per molti anni della mia vita, finché poi mia madre è morta, ho vissuto la sensazione della fatica respiratoria. E l'ho vissuta sulla mia pelle da figlio, quindi con un carico emotivo importante. Quindi grazie anche a nome mio personale, perché se mia madre, stiamo parlando di anni che si proiettano nel tempo, quindi insomma, le tecnologie non erano disponibili, ma se ci fosse stata da una parte queste tecnologie e dall'altra la disponibilità umana di imprenditori sensibili, come le persone che sono alla mia destra, forse le fatiche, caso specifico di mia madre, si sarebbero potute alleviare. La fatica respiratoria è la peggiore rispetto a un dolore cardiaco, perché il dolore cardiaco è forte, immediato, ti stronca, ma ti stronca. La fatica respiratoria la vivi, c'hai la percezione che ti manca l'aria, non è cioè hai un ictus cerebrale, un inondamento ventricolare, sei cotto, affidi la tua vita ad altri, eccetera, ma tu perdi il controllo della tua persona. Il paziente respiratorio cronico acutizzato è un paziente che vive la sua angoscia respiratoria e quindi avere a disposizione tecnologie e strumenti che allevino questa situazione è una cosa straordinaria. Non so se avete mai riflettuto su questo.